Ciao ragazzi, dunque benvenuti in questo nuovo video. È finita la stagione della Juventus, è finita la carriera in bianconero di Gianluigi Buffon. Non si poteva chiudere in un'altra maniera, cioè nel segno di Gigi questa stagione. E niente, allora, intanto si è conclusa nel migliore dei modi con la vittoria 2-1 contro un Verona già in B che alla fine ha giocato soltanto dopo che ha trovato il gol del 2-1, che fa sfumare tra l'altro il record delle 23 partite in campionato senza prendere gol, ma onestamente credo che lì a quel punto tutto lo stadio stesse pensando già ad altro. E Gigi stava già facendo il giro del campo e non è andato subito, è andato prima in panchina, poi è andato negli spogliatoi. Secondo me, per come posso conoscere io Gigi, che non ci ho mai parlato di persona, ma che l'ho sentito parlare, l'ho visto in certi atteggiamenti, secondo me è andato a piangere da solo per non farsi vedere. E poi è rientrato e si è fatto tutto il giro di campo a dare la mano a tutti i tifosi della Juve. È rimasto dopo la premiazione a fare la foto con tutti i tifosi della Juve che erano lì. Ha dato la mano a uno a uno, avesse potuto farlo, se fosse riuscito a farlo, avrebbe dato la mano e abbracciato tutti i 45.000, 41.000 quanti erano allo stadium oggi. Ha dato una lezione a qualcun altro che ha fatto un giro di campo, ha fatto così, raccoglieva le sciarpe, lasciam perdere. Ragazzi, non ce n'è, questo qua non è tanto da sostituire come portiere, ma sarà difficile sostituirlo come uomo. Ragazzi, unico non è solo unico come portiere, che è il miglior portiere della storia del calcio. È stato il miglior portiere della storia del calcio. Unico perché oggettivamente, dubito fortemente che la Juve possa trovare degli uomini di questo valore, di questa caratura, bandiere come Gianluigi Buffon. Sinceramente lo dubito, ma mi auguro che la Juve le possa trovare. È il ciclo della vita, prima o poi questo giorno doveva arrivare e arriverà per Chiellini, arriverà per tutti gli altri che poi arriveranno. Arriverà un giorno per Dybala, magari non alla Juve, e arriverà per Higuaín, arriverà per chiunque, ma Gigi Buffon, ragazzi. E giuro, giuro, sarei dispiaciuto veramente tanto se dovesse accettare un'offerta per un'altra squadra da giocare ancora. Io credo che lui, quella di oggi, sia l'ultima sua partita, con qualsiasi maglia, insomma, questa era proprio l'ultima. E devo essere sincero, oggi è stato straziante. L'addio del Piero non mi ha fatto né caldo né freddo, sono sincero. Chi mi conosce sa che non sono un del Pierista. Riconosco a Del Piero di aver fatto tantissimo per la Juve, ma non sono sicuramente una vedova di Del Piero. Sono una vedova di Buffon, lo sono già, nonostante sia passata neanche un'ora da quando Gigi ha appeso i guanti bianconeri al chiodo. Quindi, devo essere sincero, sarà dura sapere che non potrai contare, perché beh, abbiamo visto tante partite quest'anno senza Buffon, ma con Wojciech in campo, però il sapere di non poter più contare su Buffon sarà dura. Sarà dura perché comunque Buffon è sempre stato una garanzia. Per 17 anni, perché ci parlo di quando era alla Juve, ma posso citare già dall'inizio della sua carriera, da quando era al Parma, Buffon è stato garanzia. La garanzia di avere la porta blindata. E poi vabbè, ha vinto il mondiale, non ha mai vinto la Champions, ma questa roba qua della vincere la Champions a me dopo un po' mi viene da ridere, perché penso a tanti giocatori che la Champions non abbiano mai vinta. E poi magari questa gente qua ti viene a dire che Baggio è meglio di Del Piero, cosa che penso anch'io, come giocatore. Però se il paragone è sulla Champions, Baggio dovrebbe essere dietro a Del Piero. Totti è il miglior giocatore e poi alla fine non ha mai vinto la Champions anche lui. Qui sta cosa della Champions alla fine si In Italia la stiamo esagerando, la Champions la vince una squadra in tutta Europa e la vincono 22 giocatori, non è che per forza obbligatorio che i più grandi giocatori abbiano vinto la Champions. Buffon ha avuto la sfortuna di non vincerla, ma resta comunque il più forte portiere della storia. Yashin non l'ha mai vinta, e vabbè, Pelé non l'ha mai vinta anche perché non ha mai giocato in Europa. Maradona, secondo tutti, è il miglior giocatore della storia, non l'ha mai vinta. Ronaldo Luiz Nazario da Lima non l'ha vinta, ma non è che questi giocatori sono pippe, anzi, voglio dire, averceni. Figo, non l'ha mai vinto, ragazzi, però è come dire, cioè, McDonald Mariga l'ha vinta, però non è che McDonald Mariga è più forte di Figo, Ronaldo, eccetera, eccetera, eccetera.
Vieri non l'ha mai vinta, cioè sono già degli esempi di giocatori con le contropalle che non l'hanno mai vinta. Quindi, insomma, questa storia della Champions, se non vinci la Champions, se non vinci la Champions, tutte cazzate, no? Inventate proprio per cercare di sminuire 7 anni di trionfi della Juventus. Quindi va bene così. Io a Gigi faccio i migliori auguri qualunque cosa decida di fare. Credo che lui si ritirerà, ma ripeto, faccio comunque i migliori auguri su qualunque cosa decida. E mi ha l'augurio quello di vederlo in giacca e cravatta con la divisa della Juve. E ragazzi, chiudo qua il mio video. La partita è finita 2-1, ma c'è poco da dire. Le reti di Rugani e Pjanic su punizione, poi ha segnato Cerci, e alla fine poi è arrivato il rigore sbagliato da Lichtsteiner. Ecco, diciamocela tutta, alla fine la partita è finita bene così. Salutiamo anche Lichtsteiner, che ha dato tantissimo alla Juve, e anche a lui non posso che fare gli auguri per tutto, ma faccio gli auguri anche a Asamoah. Chiaro che ad Asamoah che va all'Inter non è che posso augurargli tanti trofei, ovviamente, però l'augurio che possa far bene, perché è un ragazzo di cuore d'oro, buonissimo, mai una parola fuori posto, e non posso fare altro che fare gli auguri di un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Ragazzi, io chiudo con il mio video anche perché mi sono dilungato troppo. Juventus batte Verona 2-1, vince il campionato, ma questo si sapeva, alza il trofeo e ora via la festa. Ciao!